siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. E Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla stracittadina Melito Futsal Borgo Grecanico, valevole per il campionato di seconda categoria girone E. L'arbitro è il signor Domenico Macrina della sezione di Reggio Calabria. Passo a leggere per le formazioni: Melito Futsal Ida Parisi Trapani, Pizzi Calabro Candito, Ida Angelo, il primo era Fortunato, Salvatore Panzera, Zaccone, Bruno Panzera, Favasuli. In panchina a disposizione del mister Francesco Scordo, appunto Scordo, Marof, Battaglia, Laganà, Vaid, Surace e Latella. Borgo Grecanico, Liuzzo, Enrico, Giuseppe Russo, Ielo, Focà, Nucera, Iamonte, Tripodi, Manganaro, Martino, Nicola Russo. In panchina a disposizione del mister Antonio Cormaggi, Pietro Ciglione, Obinna, Domenico Scordo, Bertone, Pizzi, Nisi e Carini. In movimento. Parte il tiro cross e pareggio. Arriva il pareggio. La parola a Ivano. Sì, mi pare sia stato Zaccone, difficilissimo segnare da quella posizione, non vorrei dire, ma forse c'è l'errore della barriera, la posizione da rivedere, la posizione del portiere, forse di Liuzzo. Dei portieri. Sì, di entrambi i portieri oggi forse hanno sbagliato qualcosa, forse, io dico sempre così. Senza nulla togliere al bomber Zaccone, che non è nuova impresa del genere. Sì, non è la prima volta che mette dentro queste punizioni, lo ha fatto se non sbaglio anche la scorsa settimana. Calabro, palla lunga ancora per Zaccone e mette in rete Zaccone il 2-1, il 2-1. Errore della difesa, chiaramente. Volevo solo ricordarti anche un'altra cosa: nel derby di andata, Domenico, era successo il contrario, vediamo ora come andrà a finire, però era passato prima in vantaggio il Melito e poi il Borgo aveva ribaltato la partita, ora si sta facendo buio per il Borgo. Sei stato un facile profeta quando hai intravisto un secondo tempo veramente champagne, come si dice, con le bollicine. Sì, non si prevedeva quello già quando entravano in campo. Sicuramente negli spogliatoi avranno discusso, avranno capito che era l'ora di affondare i colpi, chiamiamoli così, perché si stanno dando da fare. Il Futsal Melito ha cambiato davvero volto. A questo punto, non perché ha segnato i due gol, ma Zaccone è davvero non riescono a fermarlo. Pomeriggio soleggiato, quindi niente soffioni siberiani. Attenzione, al Borgo è pronto Nucera e forse è rigore per il Borgo, se lo procura sempre Focà o Focà o Nucera, si procurano il calcio di rigore. Va a battere il rigorista Iamonte. Calcio di rigore dunque per il Borgo Grecanico. Sulla linea di battuta c'è Iamonte. Momento topico molto importante. Iamonte contro Ida. Prevede in corsa. Tiro, rete. Ha pareggiato il Borgo.
è andato ad esultare davanti alla nostra telecamera. Un gol molto, molto importante, perché consente al Borgo di pareggiare. Lo ha spiazzato completamente, un rigore da vero specialista. Da manuale. Sì, lo avevamo detto che il Borgo era pronto a segnare, si vedeva, attaccava senza alcun problema. Eh sì, siamo sul 2-2, ancora ci sarà da divertirsi. Una partita veramente, almeno per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, veramente entusiasmante, affascinante. L'arbitro controlla, quando arriva a centrocampo fischierà la fine, lo fischia già prima, 2-2. È il momento di tracciare un bilancio. Sì, è un pari meritato, diciamo che hanno giocato un tempo ciascuno, si può dire, anche se dopo il 2-1 il Borgo ha tentato il tutto per tutto ed è riuscito a pareggiare questa partita difficilissima. Ecco, approfittiamo della vicinanza, diciamo, fisica di mister Antonio Cormaci. Le ha tentate tutte, si segna poco rispetto alla mole di gioco e alle grosse occasioni capitate sui piedi degli avanti canarini. Sì, purtroppo, anzi, abbiamo fatto un grosso match e siamo riusciti pure a pareggiare la partita. Non era facile, perché trovarsi sotto in quel modo con degli errori, purtroppo, ahimè, grossolani, però ci abbiamo messo il cuore, quindi alla fine è stata una bella partita. Penso che le persone accorse al campo si siano divertiti, dovevamo vincere, però come sempre accettiamo il verdetto del campo, anche perché eravamo reduci anche da due sconfitte, quindi la cosa che dispiace è che per fare un gol noi dobbiamo fare cose incredibili e poi li subiamo con molta facilità. Questo è il problema, perché su due gol abbiamo fatto delle grosse ingenuità, sia nel commettere il fallo, sappiamo il valore di Zaccone, poi sui calci piazzati e non solo, e poi lì c'è stata una lettura sbagliata dei nostri due centrali, che per la prima volta che giocavano assieme, comunque devo dire, perché prima del match in nottata sia Sgro ha avuto la febbre e via scorrendo, quindi il problema è che non dico che l'abbiamo inventato come due centrali, perché sono due ottimi ragazzi e bravi, però in quell'occasione purtroppo hanno letto male e quindi ci siamo trovati sotto. Poi abbiamo avuto sempre, secondo me, il pallino del gioco. Loro sono bravi ad attaccare la profondità, avendo sia Favasulli e sia Zaccone, quindi due ottimi attaccanti. Noi abbiamo avuto due o tre palle gol, ricordo due di Focà, due buoni interventi del loro portiere, e questo ha fatto sì che la partita finisse così. Possiamo fare altro che accettare il risultato del campo. Due momenti importanti, il rigore, è arrivato l'ordine dalla panchina, deve tirare Iamonte. No, si sentiva Iamonte di calciare, di solito il nostro rigorista erano sia Sgro che Nucera o a volte Romeo, quindi sicuramente. Secondo episodio, l'immissione di Bertone, che è andato a quel tiro molto angolato ma un po' debole. Sì, Bertone è un ragazzo di 15 anni, il nostro attaccante degli allievi, all'andata aveva segnato il gol della vittoria, questa volta gli è andata male, però è un nostro valore che noi cerchiamo di crescere e cerchiamo che ci aiuti, anche perché in virtù del fatto dell'infortunio di Romeo praticamente questo potrebbe dargli più spazio in un futuro. Un arbitro ragazzino, 15 anni, che se l'è cavata molto bene. Sì, qualche errore l'ha fatto e tutto il resto, però ci sta, anzi secondo me alla fine è stato un ottimo arbitraggio. Prossimo turno? Giocheremo in casa contro il Grotteria, quindi
Vediamo. Il girone di ritorno comincia con un pareggio. No, nel 2018 abbiamo fatto il primo punto, quindi abbiamo mosso la classifica. Quindi il girone comunque è un po' spaccato. Sì, sì, però oggi era una partita che noi dovevamo vincere, secondo me, come sia quelle che abbiamo perso, forse tra virgolette meritavamo di non vincere con la Ludus, ma non di non perdere, secondo me, ma sia la partita con Polistene, sia quella in casa con San Roberto, non voglio parlare sempre dei soliti, degli stessi episodi, ma due palloni dentro volevano dire tre punti se l'arbitro l'avesse visto. Nisi, Cariti, Bertoni, c'è spazio per i giovani? Sì, ma noi siamo una scuola calcio, quindi è normale che cerchiamo di crescere i nostri ragazzi. Tu parli di Nisi, ma Nisi giocava con me nei giovanissimi a Saline, quindi è un ragazzo che è stato qualche anno fuori per studi a Bologna e ora è ritornato, quindi la prima cosa che ha fatto è venire a dirmi se poteva venire a giocare ed è stato accontentato. Il Borgo Greganico nonostante tutto sta facendo miracoli, perché venendo meno gente come Minicucci, Romeo, Sgro. No, Minicucci è della Futsal, oggi questa partita ha perso qualcosa, un quid in più, perché non ce l'ho scoperto io a Minicucci, però non lo scopriamo noi a Minicucci. Quindi sono stato il primo a farlo giocare in una prima squadra, quindi poi mi ha seguito a Bagalati nell'Under 18 e tutto il resto. Sicuramente, però sappiamo come siamo combinati qua in Calabria, il lavoro non c'è. E se qualcuno riesce a trovare lavoro fuori, purtroppo deve andare, perché la verità è che deve andare e basta. Un ritorno molto atteso quello di Enrico. Oggi era una partita molto importante, bisognava essere concentrati, l'abbiamo preparata al meglio. C'è da sottolineare che oggi non è una scusa, ma mancava il nostro capitano Sgro e abbiamo cercato di dare il massimo e oggi spero che abbia vinto merito. Mister Francesco Scordo, Ciccio per gli amici, non avete segnato 4 gol, ma le occasioni ne ha avuto anche di più il merito. Il merito noi? Il merito Futsal. Sì, diciamo che il primo tempo il Borgo ha giocato meglio, nel secondo tempo abbiamo avuto una bellissima reazione e poi abbiamo preso gol, come tutti avete visto, su una palla che doveva essere calciata fuori, invece si è cercato di giocarla e abbiamo preso il 2-2. E voglio fare i complimenti a tutte e due le squadre per l'impegno e l'agonismo e la correttezza in campo che c'è stata fino al 90esimo. Un grande Zaccuri richiesto da numerose società. Zaccone. Sì, Zaccone può fare e deve fare sempre quello che ha fatto oggi, cioè incidere nelle partite, perché ha le qualità per farlo, solo che ogni tanto ha dei momenti di pausa che bisogna migliorare. Stavo parlando di quel Vincenzo Zaccone che ha fatto 2 doppiette in 8 giorni. Sì, sì, ma ne può fare meglio, io gli chiedo sempre anche di aiutare la squadra, anche di far gol, anche di darci una mano, di essere più continuo in campo, e lo può fare. È mancato Favazzuri oggi sul piano delle marcature. Sì, però ha avuto 2 palle gol. Sì, sì, però ha aiutato a corsa, ha aiutato la squadra. Il secondo tempo della mia squadra è stato buono. Primo tempo un merito che si sta riprendendo, che vuole giocare nel girone di ritorno un campionato di alto bordo, specialmente dopo il ritorno tra virgolette di capitan Ciccio Candido. Sì, sì, abbiamo la possibilità, dipende da noi. Se giochiamo come primo tempo ci dobbiamo guardare le spalle, se giochiamo come nel secondo tempo possiamo ambire a qualcosina in più. Prossimo turno? Prossimo turno Antonimina, mi sembra che andiamo a giocare Antonimina. Salvatore Ida è abbastanza soddisfatto oggi, certo con la vittoria sarebbe stato ancora più esaltante. Ma è stato un bellissimo derby, dai, ammettiamolo tutti, è stata una partita maschia, combattuta. Ognuno dei giocatori voleva vincerla e alla fine si accontentano un po' tutti,
E nel primo tempo, non so se il mister ha detto, eravamo un pochettino contratti nel giocare la palla. E poi nel secondo tempo è uscita la formazione che volevamo, anche se all'ultimo le forze venivano un po' a mancare. Certo, non ci voleva col vantaggio quel rinvio sporco, anzi che io a 54 anni l'avrei buttato fuori. Però purtroppo nel calcio succede anche questo, quando c'è un errore, diciamo così, si fa il rigore e ci può stare. L'elemento più importante di questo match è stato il bon ton, il fair play, il galateo, l'educazione in una parola, perché è cosa che non si vede nei derby. Questa era una stracittadina. Sì, voglio dire, noi già dall'inizio della partita avevamo cercato, sia noi che il mister del Borgo, aveva cercato un pochettino di stemperare un po' le cosiddette voci che circolavano nel paese qua. Però ringraziando Dio è andato tutto bene e lo sport ha vinto. Qualche parolina così, ma nel calcio ci sta, voglio dire, non è che possiamo essere tutti dei manichini, però l'importante è che non sia successo nulla. Abbiamo giocato tutte e due, ce lo siamo giocati fino alla fine, abbiamo cercato di portare i tre punti a casa, non ci siamo riusciti, ma va bene lo stesso. Merito anche dell'arbitro, ragazzino di 15 anni. Ma dico la verità, mi è piaciuto, anche se un pochettino, non lo so, non vorrei essere manco di parte, arbitrato bene, dai, diciamo così, qualche errore così di valutazione e anche di inesperienza, perché i ragazzi lanciati in un campionato di seconda categoria dove purtroppo non è assistito da nessuno, io questo l'ho detto dall'inizio del campionato, purtroppo le società devono fare, visto e considerato che la Lega si becca bei soldini da noi, devono fare qualcosa per venire anche alle carenze che ci possono sono. Essere contenti sia Francesco Catona, il presidente dell'AIA Regina, e sia il designatore per questo elemento nuovo. Mi è piaciuto un ragazzino veramente in gamba, mi auguro che possa andare avanti senza montarsi la testa, come si suol dire, ma non credo, perché l'ho visto abbastanza deciso nelle decisioni, scusate il gioco di parole. Spero che possa fare bene per lui, anche perché se tu ti presenti bene adesso poi puoi anche salire. Comunque l'importante è che questa stracittadina sia stata bella, vissuta da ambe le parti, diciamo il gioco ha vinto, dai. Merito rilanciato, 6 gol in 2 partite, 4 punti, e si guarda al 2018 con rinnovata fiducia. Sì, ora il nostro campionato è un altro purtroppo rispetto all'inizio, alle ambizioni che avevamo, ancora nulla è perso, certo dobbiamo un po' recuperare, anche perché Ciccio ha fatto, secondo me, Ciccio Candido ha fatto una bella partita, solo che purtroppo dal fermo di 4 mesi ancora non è in piena efficienza, anche se ha fatto... Avete perso Minicucci, ma avete recuperato il capitano. No, non abbiamo perso Minicucci. Minicucci è andato via per motivi di lavoro e ne siamo tutti contenti, contentissimi, perché viene prima l'attività e la professione a cui piace e poi viene il gioco. Se si potessero conciliare, ma difficilmente si possono conciliare le due cose, io auguro tanta buona fortuna a Claudio, perché se lo merita, che è un ragazzo esemplare, educato, un grande giocatore, e quindi gli auguro le migliori fortune di questo mondo. Ciao Claudio, se mi ascolti. Eccolo qua, Vincenzo Iamonte, eroe del giorno, che ha pareggiato sul calcio di rigore, un tiro impegnativo in quel momento, ci hai messo tanta rabbia. Sì, è stata una partita un po' sofferta, in quell'attimo mi sentivo di calciare il rigore e ho chiesto ai compagni se lo potevo calciare. E in quel momento ho sentito di tirarlo in quel lato e ho segnato. Poi sei venuto ad esultare sotto la telecamera. Eh sì, ho sfogato un po' la rabbia che avevo dentro. Anche perché hai disputato un buon match. Sì, diciamo di sì, ci stiamo allenando bene, cercando di migliorare sempre e ottenere qualcosa alla fine.